A proposito di viaggio lento, ti è mai capitato di fare dei viaggi a piedi, delle camminate lunghe? Nel mio caso la camminata ha un significato relativo perché io posso andare in giro per la città, posso seguire i percorsi che diciamo sono tra virgolette tracciati, però non posso dire ok, certo, adesso prendo e vado nel prossimo paese che è a 20 km perché magari mi perdo, cioè non certo, è un percorso che posso seguire, non vedendoci mi trovo in serie difficoltà. Però il viaggiare lentamente mi ha sempre affascinato, per esempio quando mi trovavo a Belém, ho raggiunto in Brasile, ho raggiunto Manaus, che è nel nord del Brasile, anziché prendere un volo, che magari più economico, sicuramente no, però mi avrebbe fatto risparmiare tempo, io invece ho preferito prendere una barca e farmi 5 giorni sul rio dell'Amazzoni per arrivare appunto a quest'altra città nel nord che è circondata proprio in mezzo alla foresta amazzonica, 18 all'ora e 20 all'ora, figurati te, ci hanno messo 5 giorni, ma però appunto queste cose qua mi hanno affascinato perché c'era tempo per stringere legami con le persone che si incontravano, per riflettere, per pensare, per fare tante cose che invece prendendo un aereo spesso non puoi fare.